giornata importante oggi perché con molta emozione, con molto piacere che accogliamo qui da noi a Pontremoli il senatore, il professore Luigi Manconi e la signora Ilaria Cucchi, sorella di quel Stefano Cucchi, del quale tutti purtroppo conosciamo la triste storia. Colgo l'occasione appunto ancora una volta per ribadire il ruolo centrale, la centralità della donna quando si tratta di farsi portatrice di messaggi d'amore, di giustizia, e la battaglia di Ilaria è un esempio, no, di tutto questo, di come lei con tenacia, con forza, con volontà stia portando avanti una battaglia per avere delle risposte, non tanto per un bisogno di vendetta, come ben specificato nel libro del professore, quanto proprio per un bisogno forte di verità. Buonasera a tutti e grazie agli organizzatori di questa iniziativa. Sono qui con queste due persone, mentre il professor Manconi, perché io lo chiamo ancora così, parlava, mi ricordavo dei primi momenti, subito dopo la morte di mio fratello, quando sono stata catapultata in qualcosa nella quale chiaramente non ero preparata e che non avrei immaginato, nemmeno nel peggiore dei miei incubi. Subito dopo la morte di mio fratello, un paio di ore dopo, l'ho visto in condizioni terribili, condizioni nelle quali facevo fatica a riconoscerlo. E ancora un istante dopo ho capito cosa mi aspettava, cosa c'era davanti a me. Ho capito quanto ero sola, così come mio fratello Stefano, morto a 31 anni, 5 anni e 4 mesi fa, era solo in quegli ultimi 6 giorni della sua vita. E quando l'ho rivisto dietro quella teca di vetro ed ho allungato la mano istintivamente per toccarlo, innanzitutto facevo fatica a riconoscere in quel corpo mio fratello che avevo visto 6 giorni prima, vivo. E soprattutto da quell'espressione su quel volto capivo tutta la sua solitudine. Mi sono sentita in colpa, non ho pianto per 5 anni, ma ero lì, pietrificata davanti a quel corpo che non potevo toccare e mi sono detta è colpa mia, io non ho fatto niente per salvarti la vita, in realtà non potevo fare nulla. Ma la prima sensazione è stata quella, e poi quella promessa: ti prometto che capiremo, che sapremo quello che ti è successo. Chiaramente mi chiedevo quale essere umano poteva essere stato capace di ridurre in quelle condizioni un altro essere umano, ma una cosa era evidente, che a dispetto di quello che ci dissero nel primo istante, e cioè che mio fratello si era spento e ci parlarono di morte naturale, in quell'immagine che avevo in quel momento su quel tavolo dell'obitorio davanti ai miei occhi non c'era proprio nulla di naturale. Eppure mi parlavano di questo, eppure quando per la prima volta un agente uscì fuori dal Bertini per riceverci, per parlare con noi dopo che eravamo stati informati con un decreto di autopsia che Stefano era morto, questa persona alzò le braccia e disse: suo fratello si è spento. E io facevo domande: scusi, ma si è spento? Che vuol dire si è spento? Di cosa è morto il mio fratello? L'ho visto 6 giorni fa, stava bene, poi l'hanno arrestato, ma stava bene. Insomma, suo fratello, che le devo dire, si è spento, si è lasciato andare. No, mi spieghi di quale malattia è morto mio fratello, mi spieghi, c'è stato un incidente, ha avuto un infarto. E lui continuava a non rispondere alle mie domande. Non solo, a un certo punto si deve essere innervosito e ha detto: beh, comunque controllate perché le carte sono in regola. Ecco, capite qual è stata la sensazione che deve aver provato una sorella e soprattutto dei genitori, ai quali dopo 6 giorni che non avevano notizie del loro figlio viene comunicato che è morto, e viene comunicato in quella maniera assolutamente priva di senso umano, svariate ore dopo la morte di Stefano, con un decreto di autopsia. Vuol dire che i carabinieri si sono presentati a casa dei miei genitori ed hanno notificato a mia madre il decreto per effettuare l'autopsia, così mia madre è stata informata che suo figlio era morto. E poi ci veniva parlato delle carte che erano a posto. Io non sapevo, non potevo immaginare quello che mi avrebbe aspettato da quel momento in poi,
chiaramente e anche ingenuamente, da persona che ha sempre avuto fiducia nelle istituzioni, così come l'aveva avuta in quei 6 giorni, quando aveva in qualche modo affidato il proprio fratello alle istituzioni, a persone che si sarebbero prese cura di lui e che sicuramente lo avrebbero tutelato e rispettato, da persona che continuava a fidarsi delle istituzioni, però si trovava di fronte a quel muro e quelle non risposte. Noi sappiamo che avere delle risposte, soprattutto in una situazione del genere, a volte è fondamentale per provare ad andare avanti. E invece a me e ai miei genitori mancano, abbiamo un vuoto di 6 giorni nella vita di Stefano, e a nessuno importava nulla, e a nessuno importa nulla. E allora io mi ricordo quei primissimi momenti, io la mattina stessa, anzi la notte, cercai il numero dell'avvocato Fabio Anselmo, e la mattina la prima telefonata che feci fu quella al suo studio, mi mise in contatto con lui. Probabilmente il pomeriggio stesso, se non il giorno dopo, ricevetti la telefonata del senatore Manconi. Ed eravamo soli io raccontavo loro, raccontavo al professor Manconi, gli mandavamo le foto che Fabio mi aveva fatto effettuare subito dopo l'autopsia, perché disse: signora, dobbiamo poter dimostrare tutto. Io dicevo: scusi avvocato, ma che cosa devo dimostrare? Il corpo di mio fratello parla chiaro, faranno l'autopsia, ci saranno delle indagini, ci sarà un processo, ma cosa devo dimostrare? Faccio scattare quelle foto. Io andai dal medico legale, mi sono presentata con 2 macchinette fotografiche nel dubbio che potessero non funzionare, invece in realtà non gliel'hanno fatta fare neanche una di foto, e le abbiamo dovute far fare noi dall'agenzia di pompe funebri. E allora, man mano che passavano le ore, capivo perché l'avvocato mi disse: dobbiamo poter dimostrare tutto. Capivo in quale meccanismo stavamo entrando, così tanto più grande di noi e così tanto ostile a noi, perché vedete, da cittadini comuni che tutto sommato con queste storie, con queste realtà non hanno mai avuto niente a che fare, ci si aspetta che dopo il verificarsi di una tragedia del genere, dall'altra parte ci sia qualcuno che in qualche modo lotti al nostro fianco, lotti, poi nemmeno bisognerebbe dire lottare, perché non deve essere una lotta, perché però sia al nostro fianco per una ricerca di verità, se possibile anche di giustizia. Io intanto voglio dire che se non avessi avuto queste persone al mio fianco, probabilmente non sarei qui oggi a raccontarvi del processo drammatico e assurdo e crudele che abbiamo dovuto subire, perché in realtà sicuramente un processo non ci sarebbe nemmeno, perché quello che avviene sempre, sistematicamente, in tutte queste vicende è il tentativo immediato di mettere tutto a tacere, di chiudere lì il discorso. Quindi nel momento in cui mi lamento di quello che mi è successo dopo, mi rendo anche conto che però ci sono tante persone che questa fortuna non ce l'hanno, e in quella maniera ci si sta dicendo che quelle vite non contavano nulla, ci si chiede di voltare pagina così come se niente fosse, perché altrimenti se avessimo una giustizia davvero giusta, davvero uguale per tutti, quei percorsi inizierebbero autonomamente, senza il bisogno che noi familiari, già così tanto provati, dobbiamo metterci in prima linea per pretendere quelle risposte. Io ho capito che dovevo rimboccarmi le maniche, che dovevo in qualche modo congelare quel lutto, quel dolore, metterlo da parte. Prima ho detto: per 5 anni non ho pianto, ed è vero, non ho pianto. Io ho pianto alla lettura della sentenza di primo grado, non ho pianto, non potevo piangere, perché piangere voleva dire fermarsi, ma io non potevo. Io dovevo andare avanti giorno dopo giorno, e tassello dopo tassello abbiamo noi ricostruito la verità su quello che era successo a mio fratello, perché altrimenti oggi quei pochi pezzi di verità non li avrei. Però viene da chiedersi: ma che giustizia è questa? Ma che mondo è questo nel quale si obbliga una famiglia a subire in quelle aule, a volte anni, perché nel nostro caso quanto è durato? 2 anni, 2 anni e mezzo il primo grado, anni di processi, di udienze, nelle quali udienza dopo udienza ti rendi conto che è il tuo caro ad essere messo sul banco degli imputati. Ma mio fratello che aveva fatto di male? Aveva fatto di male che era troppo magro, aveva fatto di male che era scontroso, aveva fatto di male che aveva ripreso a fare uso di droga, e per questo era morto?
Questo si voleva dire, no? Perché un po' come succede nell'immaginario collettivo, nei nostri tribunali, succede che in qualche modo si vuole rendere il principale responsabile della morte il morto stesso, e così è successo anche per noi. C'era Stefano sul banco degli imputati. Quante domande sono state fatte sul suo carattere, sulla sua magrezza, addirittura sui nostri rapporti familiari. Però siamo andati avanti, nonostante tutto, a fatica, una fatica enorme, una fatica sul piano emotivo che potete immaginare, ogni momento continuare a rivivere quei momenti. La scelta dolorosa presa i primi giorni di pubblicare quelle foto nel momento in cui ci rendevamo conto che si continuava a parlare di morte naturale, che c'era Alfano che rispondeva al question time dicendo che il detenuto era caduto dalle scale, si parlava ancora di questo, c'era la russa che diceva che non sapeva nulla, ma sicuramente non erano stati i carabinieri. E allora abbiamo dovuto parlarne tutti e tre, e parlarne con i miei genitori, e decidere di fare quella conferenza stampa per pubblicare le foto. Ma quanto dolore è costato a mia madre pubblicare quelle foto? Quanto dolore è costato ogni volta rivedersele in giro, i primi giorni sulle prime pagine dei giornali e sui TG? Chi ha seguito le nostre vicende sa che la sentenza di appello si è conclusa con un'assoluzione per tutti. E allora quel giorno io continuavo a dire: abbiamo vinto, abbiamo vinto. E chi era con me diceva: no, tu sei matta, non è che abbiamo vinto, abbiamo perso, e abbiamo perso alla grande, perché hanno assolto tutti. E io dicevo: no, abbiamo vinto. E alla fine si sono convinti, avevamo vinto, perché se mi guardo indietro e mi rendo conto da dove sono partita, da quel certificato di morte naturale e dal fatto che non volevano neanche farmi vedere il cadavere di mio fratello, in quel momento non capivo, e chiaramente poi mi sono resa conto del perché. Io sono ottimista, sono una stupida, però vi dico che non è finita qui, che si va avanti, e secondo me, visto anche tutti i passi avanti che abbiamo fatto, magari c'è anche la possibilità che alla fine quella giustizia punisca anche i responsabili. Se lo farà sarò contenta, se non lo farà non sarà un problema mio. Comunque quella promessa che io ho fatto a mio fratello 5 anni e 4 mesi fa l'ho mantenuta. Grazie a tutti. Parlando del processo di Stefano Cucchi, il processo di Stefano Cucchi attualmente, probabilmente voi sapete tutti come, diciamo, a che punto è, diciamo, il processo nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria si è concluso in sede d'appello, prendono i termini per fare ricorso per Cassazione, lo stiamo facendo, vedremo. In più la Corte d'Assise d'appello ha trasmesso agli altri la Procura di Roma perché i responsabili, gli autori del pestaggio, come autori del pestaggio, i carabinieri, non gli agenti di polizia, ma io scendo su tutti i temi. La cosa interessante, e dico interessante per non usare termini meno eleganti, di questa vicenda che è drammatica, è che Stefano è stato nelle mani dello Stato, è entrato nelle mani dello Stato sano, è passato di mano in mano, e tutte queste mani avevano una divisa che poteva essere un carabiniere, poteva essere la divisa degli agenti di polizia penitenziaria, oppure poteva essere la divisa di un carabiniere. Ma comunque sempre divisa è, e sempre persone, pubblici ufficiali, che rappresentavano lo Stato. Perché noi parliamo dei processi di mafia, parliamo di quei contesti terribilmente difficili dove i magistrati sono costretti a muoversi, come i testimoni, timiditi, impauriti, che temono per la loro incolumità personale, giustamente per quella dei loro familiari, ma questa omertà che copre tutto percorso, il calvario di Stefano, è un'omertà di scelta, perché non è un'omertà di paura. Mi pare abbastanza evidente che, diciamo, non si rischiava e non si rischierebbe la vita se qualche pubblico ufficiale, qualche medico, qualche infermiere, diciamo, si decidesse a dire: io ho visto, io ho sentito ed è successo questo. Non rischia la vita, questo lo sappiamo tutti. Magari rischia di essere così un po' inviso ai colleghi, ma punto, finisce lì. Quindi questa scelta di omertà è una scelta di paura, non è una scelta necessitata, non è una scelta di paura, è una scelta di cultura, e questo è molto drammatico, veramente drammatico, perché se lo Stato fornisce questo esempio a noi, ai suoi cittadini, il contratto tra il patto sociale che c'è tra lo Stato e i cittadini stessi
questo punto che valore ha? I cittadini allora diventano sudditi, non diventano cittadini, non fanno parte dello Stato, sono solo semplici sudditi. Stefano è stato un suddito. Qui ci sono delle mimose, il mio lato femminile è abbastanza sviluppato, ma non sono una donna. Però questo discorso io penso che sia molto molto pertinente, perché il solo modo che io riesco a immaginare, non in generale, ma qui oggi, qui, la vigilia dell'8 marzo, in questo incontro che voi avete promosso, sono le donne del Partito Democratico che hanno promosso, quindi io mi sento in qualche modo costretto, comunque indotto, e penso che il solo modo che qui abbiamo, poi fate quello che credete più opportuno, di far sì che non sia un rito vuoto, una celebrazione stanca, una festa vuota, sia in questo momento parlare di Lare e delle altre. Allora, è molto importante, io penso, questo, perché è avvenuto attraverso loro. Però pensate un po' che non era la prima volta che accadeva. Io ricordo che a Milano alla fine degli anni 70 si costituì un'associazione che aveva questo nome, le Madri del Leoncavallo, che erano le madri di due ragazzi uccisi in una situazione ancora dopo 35 anni rimasta misteriosa, e che l'associazione dei familiari delle vittime di Ustica, ricordate, ha avuto sempre come principali animatrici delle donne, Daria Bonfietti per capirci. Quindi il fenomeno, anche se nessuno l'ha mai guardato con attenzione, mai analizzato e mai messo sotto la giusta attenzione, è un fenomeno antico, e questo mi autorizza a parlare di qualcosa di molto importante, di non occasionale. Noi abbiamo avuto, cioè, ecco il punto, una prova enorme. Queste donne hanno fatto della loro sofferenza più intima, del loro dolore più privato e profondo, di ciò hanno fatto una risorsa pubblica. Cioè, hanno deciso consapevolmente, lucidamente, che quella sofferenza non dovesse rimanere dentro le mura domestiche, non dovesse essere vissuta solo come dolore privato, nel pianto, nella commozione, nell'abbraccio, nel caso specifico, tra Ilaria e i propri genitori e i figli, ma dovesse valere nell'insieme della società, partendo da questa condizione di, chiamiamola così, totale impoliticità e assoluta, totale, incondizionata non conoscenza, per non dire ignoranza, dei meccanismi del sistema della giustizia. Hanno imparato a memoria il codice penale e il codice di procedura penale, hanno imparato a parlare in pubblico, hanno imparato a guardare diritto negli occhi coloro che le contestano e che le insultano, hanno imparato ad avere relazioni con la politica e con le istituzioni al più alto livello, perché appunto Ilaria è stata da me accompagnata dal Presidente del Senato, dalla Presidente della Camera, abbiamo avuto occasione di incontrare le istituzioni a tutti i livelli, una precedente Ministra della Giustizia. Allora c'è stato un processo di emancipazione individuale che allude nelle loro biografie, nelle loro esperienze, a ciò che è il significato fondamentale dell'8 marzo, questa capacità di emancipazione individuale e collettiva che parte dall'autodeterminazione, dalla volontà di entrare nei meccanismi anche più sottili e più
difficoltosi, quelli più vischiosi e più ardui. È lì avere un punto di vista femminile e autonomo. Perché su questo io voglio insistere. Tutto ciò è stato fatto non esclusivamente perché ad agire così erano madri, sorelle e figlie, ma il fatto che fossero madri, sorelle e figlie è stato determinante. Senza questa soggettività femminile che, ripeto, partendo dal dolore più intimo e più profondo, quello che ha a che vedere proprio con la natura del genere, quello che ha a che vedere col rapporto tra l'identità femminile e il generale, tra l'identità femminile e il maschile, nel rapporto appunto con la maternità, col ruolo che all'interno del nucleo familiare tradizionalmente ha avuto la donna, ciò ha dato loro una forza che io ritengo solo quell'azione di genere, quel protagonismo di genere poteva garantire. Ecco, questo mi sembra un dato davvero importante che non vorrei venisse ignorato, mentre in genere viene totalmente o trascurato, addirittura occultato quando si parla di loro. Ecco, io penso che queste sono le cose essenziali che dovevamo evidenziare dentro un percorso che continua, perché quando Ilaria dice, concludo davvero, durante quel processo d'appello e alla fine quando è stata pronunciata la sentenza, io ho detto abbiamo vinto, penso che ovviamente rispetto alla storia e alla storia giudiziaria in particolare fosse una deformazione di cui Ilaria era la prima a essere consapevole, ma rispetto alla consapevolezza collettiva, quindi al grado di civiltà diffusa, alla capacità della democrazia di riflettere su se stessa, di pensare se stessa, e ai cittadini di pensare il grado di libertà di cui godono e di cui possono godere, effettivamente noi siamo passati da quel momento in cui i carabinieri bussano alla porta della casa della madre di Ilaria, ignara della morte del proprio figlio, e le dicono: deve firmare questo verbale che le dice di partecipare all'autopsia. E la madre di Ilaria sapeva cosa fosse un'autopsia, ma è così che apprende della morte del proprio figlio. Da allora a oggi il cammino fatto è stato pieno di cadute, sconfitte, umiliazioni, ma è un cammino che continua e che in termini di qualità della democrazia italiana deve molto a Ilaria e alle altre.